Quali sono innanzitutto le problematiche di Perugia? Perché oggi vi siete, avete deciso di organizzare questa assemblea? Perugia sta percorrendo un declino da molto tempo. Bisogna che questo declino, questa discesa sempre in basso, si interrompa. I problemi fondamentali dell'identità della città stanno nel centro storico, poi riguardano in larga parte anche la periferia. Bisogna che si ritorni a ragionare sul complesso della città con un progetto, con un'idea, non con cose frammentarie ed episodiche legate alle richieste di qualche corporazione. Ragioniamo insieme sulla città. E la scelta di aprire la ZTL, nuove strisce blu, far passare la rivitalizzazione del centro con una liberalizzazione delle auto, secondo voi non è la strada giusta? È la soluzione contraria più dannosa, perché il centro rinasce soltanto se vince la cultura della pedonalità, della cultura della mobilità leggera, dei bus leggeri che sostituiscono le auto private, un senso più collettivo del trasporto. Ognuno non può pensare, perché non è possibile, di arrivare in centro storico con l'auto, questo è fisicamente impossibile. Dobbiamo pensare altre cose. La giunta era stata invitata oggi, non è venuto nessuno. No, noi non abbiamo invitato nessuno in particolare, abbiamo invitato il Consiglio Comunale, abbiamo detto venite, qui qualcuno è venuto, ma noi non, questa riunione volevamo parlare noi con i cittadini. Se fossero venuti avrebbero potuto ovviamente parlare, ma con il sindaco noi ci abbiamo parlato 10 giorni fa, ci siamo già incontrati, lui ci ha confermato le sue idee. E noi, siccome non siamo d'accordo, abbiamo convocato i cittadini della città per sentire che pensano, cosa pensano loro. Però visto che le decisioni sono state prese da loro da soli. E ci hanno ribadito che vanno avanti. Noi abbiamo voluto ascoltare se queste proposte che ha fatto il comune, che sono ancora poco ufficiali, sono un po' così, cambiano ogni giorno, non è che siano così tanto definite e chiare. Noi abbiamo fatto la nostra assemblea e torneremo a parlare con il sindaco, ci torneremo, l'hanno detto, gli chiederemo un altro incontro, noi vogliamo parlare con le istituzioni, però alla pari, nel senso che loro governano, noi siamo cittadini governati, però almeno sul piano delle idee devono avere tutti la stessa dignità, poi loro decidono ovviamente perché governano.